Nei precedenti video abbiamo visto come secondo BEIMARD, cioè l'istituto di ricerca di web usability danese, ogni 100 utenti che inseriscono i prodotti nel carrello, il 69%, quindi 69 utenti, abbandonano il carrello. Abbiamo anche visto, sempre secondo questo studio, come mai, quali sono i motivi per cui gli utenti abbandonano il carrello. In questo video invece voglio darti alcuni consigli per poter recuperare i carrelli abbandonati e quindi poter aumentare le conversioni e le tue vendite. Il primo consiglio che ti vorrei dare è quello di esporre sempre i costi di spedizione e i costi accessori. Questo perché il 61% degli utenti, sempre secondo lo studio eBaymard, abbandona un carrello per i costi inaspettati che si trova nella pagina di checkout e nella pagina di pagamento. Il secondo consiglio che ti vorrei dare è quello di ottimizzare la pagina di checkout. Il mio consiglio è sempre quello di utilizzare il one page checkout, quindi il checkout in un'unica pagina, in quanto riduce le distrazioni e soprattutto richiede le informazioni minime in un un'unica pagina senza allungare il funnel di vendita, quindi aumentare la possibilità di perdita dell'utente, di abbandono del carrello da parte dell'utente. Mostra sempre bene tutti i metodi di pagamento e soprattutto il totale dell'ordine all'interno della pagina di checkout. Il terzo consiglio che ti vorrei dare è quello di utilizzare il guest checkout, quindi dare la possibilità agli utenti di fare il checkout come ospite, quindi di acquistare senza dover registrare per forza un account. Questo perché il 35% degli utenti che abbandona un carrello lo abbandona proprio perché è obbligato a registrare un account e non può completare l'ordine senza effettuare la registrazione che magari non vuole. Il quarto consiglio che ti vorrei dare è quello di offrire la spedizione gratuita quando possibile. Tieni conto che la spedizione gratuita non solo ti permette di eliminare il problema dei costi inaspettati, ma soprattutto incentiva l'utente a completare l'acquisto. Secondo infatti lo studio effettuato da WalkerSense, che è una grossissima società di web marketing americana, 9 utenti su 10 che acquistano online preferisce acquistare sui siti che offrono delle spedizioni gratuite. Il quinto consiglio è quello di utilizzare la live chat. La live chat è quella chat integrata all'interno del tuo sito web che ti permette live di parlare con i tuoi utenti che in quel momento stanno navigando il tuo sito. La live chat ha tantissimi vantaggi, tra i quali la possibilità di aprirsi, di attivarsi in determinate pagine, come per esempio la pagina di checkout, dove tu puoi parlare direttamente con l'utente e cercare di recuperarlo e evitare quindi che abbandoni il carrello. Il sesto consiglio che ti vorrei dare è quello di inviare via email il carrello con eventualmente uno sconto all'utente che lo ha abbandonato. Come puoi fare questo? Semplicemente attivando per esempio un exit pop-up all'interno della pagina di checkout, quindi quando un utente cerca di uscire dalla pagina gli compare un pop-up e può inserire all'interno il suo indirizzo email e quindi ottenere uno sconto. Il settimo consiglio che ti vorrei dare è quello di utilizzare tutte le strategie e gli strumenti, come per esempio AdRoll, Facebook Ads o di Google AdWords, che ti permettono di sfruttare il remarketing, quindi di mostrare la tua pubblicità, i tuoi prodotti a tutti quegli utenti che magari hanno abbandonato il tuo sito, hanno abbandonato il carrello nella fase di checkout. Con queste strategie e questi consigli puoi cercare di riprendere quel 69% di utenti che abbandonano il carrello e aumentare così le conversioni e il fatturato del tuo e-commerce. Ci vediamo nei prossimi video con ulteriori approfondimenti e consigli utili per il tuo e-commerce.